Come il resto della gamma Trai un Bonneville, anche la T100 è stata di recente rinnovata. Rinnovare una vintage replica in effetti può sembrare una contraddizione, ma in realtà è il seguito di un percorso di costante evoluzione, fin dalla prima riedizione del 2001. La Bonneville T100 è la più classica delle serie Classic di Triumph, ed in una gamma sempre più ampia e completa è proprio la serie T100 a rappresentare l'icona della moto che, 60 anni fa, era la massima rappresentazione della moto sportiva. La versione provata è la Bonneville T100 Black, che si differenzia dalla T100 comune, oltre per le colorazioni, anche per i vari particolari in nero, come i carter e le finiture del motore, il contorno del faro e gli specchietti, il contorno dei cerchi e i caratteristici scarichi con il silenziatore a cerbottana. Dal punto di vista estetico, solo pochi sapienti tocchi hanno migliorato la percezione di qualità complessiva e la pulizia estrema di una moto che fa dell'essenzialità il punto d'onore. Il faro tondo sulla focella tradizionale, protetta dai tipici soffietti in gomma, sono sormontati da una coppia di strumenti misto analogico-digitali. Incastonato nel telaio a doppia culla è celato il radiatore, necessaria concessione alla modernità per un motore che, nonostante l'estetica, è di modernissima concezione. Poca plastica a vista e contatto. Tutti i particolari sono solidi e ottimamente rifiniti. La Triumph Bonneville è una moto premium, dedicata ad un pubblico esigente. Un pubblico molto ampio, come si evince dai sempre eccellenti volumi di vendita. Quindi un pubblico eterogeneo, che va dal motociclista, diciamo occasionale, o al neofita, al motociclista appassionato, che forse ha già una supersportiva o una endurona da viaggio nel garage. Per questo motivo, la principale preoccupazione dei progettisti è stata quella di rendere la Bonneville T100 sempre più facile e sicura. Obiettivo che, senza dubbio, ho verificato nella prova fin dai primi metri. Se a guardarla parcheggiata è facile il colpo di fulmine, salendo in sella e girando il gas può portare all'innamoramento immediato. È un piacere guardarla, è un piacere guidarla questa Triumph Bonneville T100. Se già le prime serie moderne erano divertenti da guidare, la nuova T100 riesce ad amplificare le sensazioni positive, eliminando le, chiamiamole, imperfezioni, spesso considerate come tocchi di carattere, ma di cui, francamente, si può fare benissimo a meno. Le sospensioni, un tempo tendenti al morbido davanti e facile al fondo corsa al posteriore, ora sono praticamente irreprensibili. Posso confermarlo senza smentite, visto che il test è stato su un percorso urbano e tutt'altro che liscio. La Bonneville assorbe bene buche, traversine e lastricato, rimanendo sempre composta e facile da mandare dove si vuole. In questo è sicuramente complice la posizione di guida, comoda e raccolta, con la morbida sella poco distante dal suolo e le pedane poco arretrate, che permettono di inserire le ginocchia negli incavi del serbatoio. Nonostante la ruota anteriore da 19 pollici, la T100 è maneggevole ed il largo manubrio tradizionale rende semplici le manovre anche a bassa velocità. Difficile chiedere di meglio anche all'impianto frenante. L'azione è sempre progressiva e modulabile, ma anche pronta a mordere con decisione senza scomporsi. L'ABS ultima generazione non crea patemi neanche sullo sconnesso e per una moto particolarmente apprezzata nell'uso urbano è un notevole pregio, specie se si considera l'azione fin troppo compassata delle prime versioni. E se le vibrazioni della prima serie, in effetti, erano comunque sopportabili, quello che era di difficile assuefazione era il cambio, duro e spesso impreciso. Ora, la nuova serie ha eliminato il problema alla radice. Le marce entrano praticamente da sole, fluide e veloci, e la ricerca della folle non richiede il minimo sforzo.
ma quello che più stupisce è il motore. Il bicilindrico parallelo iTorque da 900 cm cubici con singolo albero a cama in testa è quanto di meglio si possa immaginare per una moto di questo tipo. Se i cavalli non abbondano, la manopola del gas riconosce subito l'abbondanza di coppia, disponibili fin dai bassi regimi. I 55 cavalli sono ben spalmati su tutto l'arco del contagiri e l'eccellente taratura del ride-by-wire e dell'iniezione permettono di gestire la spinta in ogni situazione. Un motore pieno e vigoroso, con un piacevole borbottio ai bassi che si trasforma in un rombo rauco e coinvolgente salendo di giri. Non mette mai in apprensione la T100, ma si percepisce che è fatta per farsi cullare tra le curve, magari pennellando le traiettorie e facendosi portare fuori dalle curve in souplesse dalla generosa coppia del bicilindrico. Molto, molto divertente.